Mister, in studio c'è Massimo Profeta. Ho descritto un attimino, non so se ci sono riuscito, quella che è stata la gara di oggi, complicata perché si ripartiva dopo 2 settimane di soli allenamenti contro una squadra ultima in classifica che però alla fine insomma ha creato parecchi grattacapi, come avevi detto tu ieri. Sì, ma questo è quello che è il campionato, le partite facili non ci sono, noi ce ne siamo accorti sulla nostra pelle, questa è una partita che abbiamo vinto come abbiamo vinto col Teramo, come abbiamo vinto anche altre partite dove però la superiorità dei punti in classifica non si è mai vista. Oggi in più c'è da dire che insomma, siamo migliorati rispetto alle partite precedenti perché c'è stato un buon approccio che ci ha permesso comunque di non soffrire, di trovare il gol e poi però è chiaro che la partita si sarebbe rincanalata su altri lidi se non avessimo avuto la gestione della palla in una certa maniera, difatti non l'abbiamo avuta e questo ha permesso insomma, a loro di rivenire sotto e di essere pericolosi e noi di fare dei contropiedi dove magari potevamo anche essere un po' più brillanti nella decisione finale, però al di là di questo la gestione della palla non è da grande squadra. Mister, soprattutto negli ultimi 20 minuti, no? Anche quel calcio di punizione dove Origlio ha tentato il tiro da fuori, una ripartenza immediata fortunatamente per voi è andata bene. Gli esperimenti tattici e soprattutto l'approccio dei nuovi, possiamo dare un voto, possiamo dare un giudizio? No, però stai parlando di Origlio, non ho capito che cosa ha fatto. No, i nuovi Origlio ovviamente all'interno della prestazione ci metto anche una valutazione sua da parte di Jonathan Alessandro che non parte da titolare da diverso tempo, poi i nuovi entrati, Orsi, insomma Piscitella, l'esordio, se mi dà un giudizio complessivo su quella che è stata la sua visione di gara. Ma oggi è tutto abbastanza positivo perché oltre che si è vinto si è fatto anche una partita diciamo dai, tutto sommato positiva e quindi cosa ti devo dire? Più o meno si sono comportati tutti bene, chi ha fatto l'esordio, chi ha rigiocato dopo tanto tempo e quindi dai, non è che cambia molto, insomma, noi dobbiamo, insomma, se vogliamo essere una squadra forte come bisognerebbe esserlo, non, dobbiamo essere meglio di quelli che abbiamo dimostrato fino ad oggi e anche migliorare prestazioni come quella di oggi che non sono da buttare. In vista del derby, mister, il Chieti, non so se lo sa, diciamo così tra virgolette ha riposato visto che la gara è stata sospesa per infortunio del direttore di gara, voi mentalmente ci arrivate meglio perché avete insomma rimesso benzina nelle gambe e soprattutto nella testa dopo una gara complicata come quella di oggi? Sì, difatti stare fermi non è mai un vantaggio, penso io, quindi mi sento in questo caso dalla parte del fortunato che noi abbiamo giocato. Poi però la partita bisogna rigiocarla e vedere a chi ha fatto bene. Sì, ma si giocherà col Chieti come poi si giocherà con tante altre partite. Bisogna rimanere attaccati e concentrati al lavoro e al fatto di che bisogna migliorare per forza, perché se non dovessimo farlo non è che abbiamo tanto da stare allegri, insomma. Io non so se Massimo vuoi rivolgere una curiosità a mister Cappellacci, ti ascolto e poi ovviamente giro la domanda o la curiosità a lui. Sì, intanto lo saluto caramente Roberto perché è un amico, oltre che essere un ottimo allenatore. C'è un dato, i numeri non mentono mai di solito, no? 9 partite della sua gestione, soltanto 4 gol subiti in 2 partite, quindi in 7 di queste 9 partite l'Aquila ha fatto sempre clean sheet, non è male, eh? Allora, innanzitutto Massimo ti saluta perché oltre a reputarti un ottimo allenatore dice un caro amico e quindi ti saluta. Ti fai complimenti analizzando sotto l'aspetto statistico la tua gestione. 9 gare, 4 reti subite, tra l'altro in 2 gare e poi tutti clean sheet e punti pesantissimi. Vabbè, innanzitutto saluto Massimo e lo ringrazio di queste parole. Poi come al solito uno che sta seduto al calduccio ha anche tempo di fare le statistiche, quindi onestamente non lo so manco che cosa ha detto. Quindi, ti ha fatto i complimenti con un elenco insomma, legato alla statistica della tua gestione. I complimenti permettendo che insomma, ci vogliamo bene, tra virgolette, e quindi sta parlando bene, suppongo, anche perché se non facesse così è morto.
Sì, dai, adesso lasciamo perdere i discorsi personali, insomma, i numeri che... Però giustamente ha premesso, a prescindere dalla bontà del mister e a prescindere dall'amicizia, i numeri non mentono mai. E i numeri dicono quello che ha detto Massimo Profeta. Sì, sì, però ecco... discorso di parte forse. Sì, vabbè, però io voglio dire... Ma questo non lo dico per fare sempre il piagnino dove io so piagnino, quindi lo riconosco. Però il discorso che avete visto anche questa partita, dove noi, io stesso ho dichiarato che è stata per noi una buona partita, forse una delle migliori che abbiamo fatto fuori casa, però abbiamo vinto 1-0 e tu hai detto che abbiamo sofferto tanto e che noi, magari non ci stava neanche che gli altri la perdessero, una partita che hanno fatto benissimo loro. Però sono caratteristiche anche, mister, di una squadra matura, non voglio dire grande squadra, matura. No, io un altro termine, però lo lascio pensare a voi, perché sennò direi cose scorrette. No, se è televisivo come termine, no, lo possiamo pronunciare. Ci vuole sempre un briciolo di buona sorte nelle situazioni. È vero che poi se si ripetessero fino alla fine del campionato, noi insomma ne saremmo ben felici. Però scusa Lorenzo, però la valutazione normale è che una squadra di vertice avere una padronanza, perlomeno non dico che debba vincerle tutte, però dovrebbe avere una padronanza della partita dentro e fuori, affidarsi troppo alla buona sorte forse, nel senso che la buona sorte a volte si dice che aiuta gli audaci, io dico che aiuta i... hai capito? Okay. Però che sia Massimo, solida, un'altra curiosità, no, prego, però che sia solida la squadra, sì, è un dato di fatto, io questo non volevo ci dire, fa no? Lui viene sì, no, Massimo ha puntualizzato dicendo però che sia solida questa squadra a prescindere da quello che poi la sorte decide, è un dato di fatto, perché oggettivamente i numeri sono quelli. Sì, perché ho detto cioè Cappellacci non vuole mai dire che no, è contento, cioè oggi avremmo potuto prendere gol, no? Altre partite però ne potevate fare anche più, sì, di uno, sì, mister. Sì, certo, ma difatti io non vi sopporto più tutte e due. Beh, benissimo, però posso dire una cosa, quando arriva qualche dolcino, qualche complimento, il mister prende in pacchetto e se li porta a casa, diciamo così. Senza ringraziare neanche. Senza ringraziare neanche. Grazie mister Cappellacci.